La caviglia è un'articolazione molto nota in ortopedia, infatti la distorsione della caviglia è probabilmente uno degli infortuni ortopedici più comuni in assoluto. E chi ha problemi alla caviglia molto spesso ha problemi che hanno a che vedere o con una distorsione che ha preso di recente, quindi se magari hai preso una distorsione da poco ti fa ancora male, o con i postumi di una vecchia distorsione, quindi magari hai preso la distorsione tanti anni fa, ma la caviglia è rimasta un po' rigida, è rimasta un po' dolente, oppure ci sono anche problemi che non hanno minimamente a che vedere con i traumi e che sono le infiammazioni dei tendini. E a livello della caviglia, le infiammazioni più comuni sono l'infiammazione dei tendini dei peronei, ma soprattutto l'infiammazione del famosissimo tendine d'Achille. L'infiammazione del tendine d'Achille è molto comune negli sportivi. Ricordo che anch'io ce l'ho avuta quando giocavo a basket a 12-13 anni ed era parecchio parecchio fastidiosa, tant'è che ha fermato i miei allenamenti per di diverse settimane, ma purtroppo la mia squadra non ha sentito molto la mia mancanza perché la mia carriera nel basket non è stata granché. Alla caviglia è un'articolazione però abbastanza fortunata. Perché dico fortunata? Perché è un'articolazione tutto sommato con non tantissimi gradi di movimento, quindi per la quale non serve una vastità infinita di esercizi per recuperare bene le sue funzionalità. E quindi non è poi così difficile ottenere quelli che sono fondamentalmente gli scopi universali della riabilitazione, e quindi più mobilità dove ci sono rigidità e più forza dove c'è un po' di debolezza. Continuo a guardare in questo video, quindi vedremo quelli che sono i 5 esercizi che ritengo più utili per la riabilitazione della caviglia, e questi esercizi sono validi più o meno qualsiasi tipo di problematica tu abbia, sia postumi di una distorsione sia un'infiammazione tendinea. Non sono esercizi magari particolarmente adatti alla fase acuta di un postumo di distorsione, ma se già è passato almeno un mesetto possono essere già qualcosa di interessante da vedere. Allora, prima di iniziare, non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche, in questo modo rimarrai aggiornato sui prossimi video. Allora, come dicevo, in tanti anni di pratica fisioterapica non ho mai sentito il bisogno di elaborare o andare a ricercare esercizi super complessi per la riabilitazione della caviglia. Mi è capitato di vedere video o comunque persone che andavano ad illustrare esercizi con un grado di complessità incredibile, superfici instabili, pesi in mano, occhi chiusi, mancavano soltanto le clavette e poi l'esercizio era completato. Ah, la maggior parte delle persone che vedo io conduce una vita normale oppure fa un'attività sportiva amatoriale, cammina, corre, gioca a tennis, gioca a basket, e quindi, ma non ha bisogno di un livello di controllo tale per cui io devo metterti talmente tanto in difficoltà che raggiungi un livello di controllo super. Bastano veramente dei semplici esercizi che per la maggior parte delle persone va più che bene. Allora, il primo esercizio che vediamo è un allungamento dei muscoli del polpaccio, il più semplice e più famoso che abbiamo. Quindi mi metto in questa posizione e quello che vado a fare è tenere il piede diritto, non storto in questo modo, e appoggio il tallone. E in questo modo creo una tensione posteriore sulla gamba, tensione che vado a mantenere un 30 secondi per 3-4 volte. E volendo posso creare un po' più di tensione sul tendine d'Achille partendo dalla posizione di allungamento del polpaccio e cercando di piegare il ginocchio. Se tutto sommato questo esercizio mi sembra abbastanza semplice, posso anche fare l'allungamento del polpaccio con un pochino più di carico. Per farlo mi serve uno scalino, qualcosa magari di più sicuro di questi pericolosissimi cartoni che ho trovato, speriamo che tengano, ma quello che voglio fare è uscire con il tallone fino più o meno all'altezza dei metatarsi e lascio andare verso il basso. Ho l'altro piede appoggiato per togliere carico nel caso fosse necessario, ma nel caso io me la senta, posso anche sollevare il piede, rischiare di rompere i cartoni su cui sono, vabbè. Ok, e in questo modo ho creato un allungamento ancora maggiore.
sempre allungamento che vado a tenere una trentina di secondi per 3-4 volte. Io però chiaramente voglio fare l'allungamento su cui mi sento più sicuro, sento una sensazione di tensione, ma non eccessiva. Un esercizio che mi può essere molto utile per lavorare sulle rigidità anteriori della caviglia è questo esercizio in posizione in ginocchio, esercizio che però dà un po' di carico alla caviglia, quindi consiglio di approcciarlo con molta, molta prudenza. Quindi quello che vado a fare è partire da questa posizione in ginocchio, tenere i talloni più appoggiati possibile, e qui potrebbe anche essere utile se avessi una fascetta e qualcuno che mi lega i talloni tra di loro, e mi appoggio in questo modo cercando di tenere i talloni più vicino possibile. Vado anche un po' all'indietro per aumentare quella che è l'apertura della caviglia, sempre cercando di non lasciare andare i talloni, di non allontanare i talloni. Andrò a creare una tensione sulla parte anteriore della caviglia, che però potrebbe essere non sentirsi benissimo perché la sensibilità in questa zona sull'allungamento magari non è eccezionale. Questa tensione me la vado anche qua a tenere una trentina di secondi per un 3-4 volte. Un'altra cosa semplicissima che voglio fare è avere la maggiore mobilità possibile della mia caviglia. Quindi da questa posizione quello che vado a fare è disegnare un cerchio il più ampio possibile, tenendo però ben fermo il ginocchio. Non voglio questo movimento, ma voglio il movimento concentrato sulla caviglia. Tutta una parte, faccio quindi disegno questo cerchiolino, faccio 5-6 in un senso e 5-6 nell'altro, cercando di muovermi al massimo del mio range di movimento, senza esagerare perché altrimenti partono tipicamente i crampi alle dita, quindi voglio magari evitarlo. Quindi 5-6 da una parte, 5-6 dall'altra, due o tre giri, e tipicamente c'è una posizione nella quale faccio più fatica ad arrivare e cerco di, insomma, di insisterci un attimo e poi passo oltre. L'altro obiettivo che mi può servire per migliorare le prestazioni della mia caviglia è sicuramente la forza. E per quanto riguarda la forza, l'esercizio più semplice che posso fare è il sollevamento sulla punta del piede. Sollevamento sulla punta del piede che io porto avanti fino a quando il mio polpaccio non si è stancato, riposo e ripeto per un 3-4 serie. Ora, che cosa può succedere? Che chi ha problemi alla caviglia, che è magari in una fase di dolore un po' acuto, non abbia proprio la forza per sollevarsi sulla punta del piede. Allora, in questo caso, che cosa posso fare? Posso fare tutti e due i piedi, magari cercando di dare un po' di più di enfasi sul piede che mi fa male. E poi una cosa che posso fare, se sono riuscito a riprendere un po' di forza, è mi sollevo con tutte e due e scendo con uno, mi sollevo con tutte e due e scendo con uno, mi sollevo con tutte e due e scendo con uno. Fino a quando non ho raggiunto un buon livello di stanchezza, mi riposo e vado a ripetere un 3-4 serie e di mano in mano vedrò che mi diventa sempre più semplice e il numero di volte che riesco a sollevarmi di mano in mano aumenta. E l'ultimo obiettivo che mi interessa raggiungere è la stabilità. La stabilità, quindi la capacità dei muscoli di tenere più salda possibile l'articolazione. Questo è importante soprattutto nei postumi di distorsione, dove i legamenti hanno perso un po' questa capacità di stabilizzare la caviglia. Io voglio aumentare quella dei muscoli. È qua che si utilizzano le classicissime tavolette per mantenere l'equilibrio. Sono indispensabili, ma volendo non sono neanche indispensabili perché? Perché io posso creare instabilità sul piede anche senza tavolette. Creando instabilità mi alleno alla stabilità. Il modo più semplice che ho per farlo è sollevarmi e stare su un piede solo. E questo è già una prima instabilità che per una caviglia che magari è un po' così così può essere già una difficoltà. Se questo mi sembra una difficoltà tutto sommato assolutamente sormontabile, che cos'è che posso fare? Mi tengo vicino qualcosa per appoggiarmi, chiudo gli occhi. Chiudendo gli occhi, ovviamente
aumenta di molto l'instabilità e quindi può essere già considerato un ottimo esercizio che mi porto avanti per un 3-4 minuti facendo una pausa quando mi sento. E se voglio aumentare ulteriormente l'instabilità, perché con un piede solo sono già fortissimo, posso muovere la testa a destra e a sinistra, questo aumenta notevolissimamente l'instabilità e quindi anche senza tavolette io mi sono già creato le mie instabilità e quindi allenato alla stabilità. Ok, quindi questi erano i 5 esercizi che ritengo più utili per quanto riguarda la riabilitazione della caviglia, sia per i postumi di distorsione, non recentissimo ovviamente, ma anche per le tendiniti, dove il mio scopo è cercare di migliorare il più possibile le performance dei muscoli. E quindi, come hai visto, anche senza particolari strumentazioni si possono raggiungere tutti gli obiettivi che ci servono. Davvero non riesco a capire quanto possano servire degli esercizi super complessi effettuati con superfici estremamente instabili, perché tutto sommato quando noi interessa recuperare movimenti del tutto normali. E quindi fondamentalmente facendo questi esercizi tutti i giorni o giorni alterni si possono migliorare le performance dei muscoli e praticamente ogni problema della caviglia migliora quando migliorano le performance dei muscoli. Bene, per questo video è tutto. Se il video ti è sembrato interessante lascia un mi piace, lascia un commento con una domanda sull'argomento. Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Fammi sapere com'è andata e ci vediamo alla prossima.